Educare i giovani alle buone pratiche per difendere se stessi e i propri reni. Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale del Rene, un'iniziativa che vede in campo i più importanti centri di nefrologia e medici specialisti. A Napoli nelle scorse settimane si sono registrati numerosi casi di coma etilico che hanno visto protagonisti soprattutto i ragazzi non ancora maggiorenni. Alcol, droga, alimenti grassi e salati, poca idratazione sono i nemici dei nostri reni, come spiega il professor Carmine Pecoraro nel liceo Galileo Galilei durante una lezione informativa che ha visto protagonista proprio i reni. Attraverso la celebrazione della Giornata Mondiale dei Reni intendiamo proprio cercare di divulgare la coscienza della propria salute, in particolare essendo noi nefrologi cercando di garantire la salute a 360 gradi, ma quella dei reni in particolare ovviamente. Sono le buone pratiche che soprattutto i più giovani devono rispettare. Bere acqua, acqua pura, mangiare con poco sale, non mangiare cibo spazzatura, cercare di evitare ovviamente il sovrappeso che sovraccarica tutti gli organi del rene, evitare medicine inutili se non quelle indispensabili alla salute, evitare le droghe, non abusare di sostanze stupefacenti, di alcolici, fare sport, molto sport.